Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Toxicgamer88. Riprendiamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Era tanto che non registro, quindi questo episodio lo farò abbastanza breve, così lo carico subito. Cercherò di fare più video possibile durante queste, tra virgolette, festività natalizie. Salviamo. Ok, già fatto. C'era una rovina elfica da andare a visitare. Si trova qui vicino al mare. Quindi facciamolo ragazzi, andiamo a esplorare. Quindi oggi ci facciamo soltanto questa location. Poi nel prossimo video vediamo cosa c'è da fare. Ah, ho trovato un recinto. Guardate come siamo belli, agili e scattanti. Ci sta, ci sta. Quindi adesso che ho la fortuna di poter fare alcuni video, preferisco farli un po' più breve. Scusate che devo sistemare un attimino qui. Lo facciamo in diretta, in live, tutto magico. Perfetto. Ok, raccattiamo tutto. Martello da guerra, vabbè, niente di così eclatante. Andiamo. Ok, e questo l'abbiamo eliminato. Quindi per ora, ok, salviamo. Stesso discorso, lice inferiore può essere molto problematico. L'effetto blu ce lo dà. L'oggetto non ha abbastanza carica, ma non è un problema. Siamo molto leggeri, ragazzi. Problema risolto, rapidi e veloci. Oro. Esploriamo un po' tutto. Pietra di Welkin. Welkid, vabbè, quello che sia. Buffiamoci. Scusate, io che setup ho? Vabbè, 85. Girate. Cercate di esplorare sempre tutto. E vediamo cosa troviamo. È il Grimaldello, vabbè. Ok, andiamo. Zombie. Naturalmente non utilizzerò le evocazioni. Perfetto, stiamo andando benissimo, ragazzi. Raccattiamo tutto. Comunque, vi stavo dicendo, l'effetto di questo filtro blu è dovuto a occhio notturno, per chi non lo sapesse. Ho un anello che mi permette di vedere al buio. Quindi è un ottimo modo per evitare di utilizzare ogni volta l'incantesimo luce. Ecco qui, per ora abbiamo tutti scrigni belli tostarelli, però non è assolutamente un problema. Quindi visto che è da tanto che non registro, mi sono detto un attimino, oggi facciamo un video un po' più breve. Castiamo la mana. Uno. Due. Uno. Due. L'oggetto non ha carica, ma non è un problema. Perfetto. E ci sono varie strade. Visto che abbiamo un debuff che ci permette di castare anche un cattura anima. Francamente lo sfrutto. Io vado avanti perché c'era trappolozzo.
Non c'è più niente qui. Vabbè. Ricassiamo sempre i nostri buff. E ritorniamo indietro. Vediamo cosa c'è. Che sicuramente manca un pulsante per attivare. Eccolo qui. Pietra di Varla. Pozione guarigione. Inutile. Saliamo. Vediamo cosa c'è da esplorare e trovare. Un'altra pozione stregoneria. Un altro cancello che ci porterà indietro. Uno scheletrino. Con tre debuff dovrei buttarlo a terra. E qui andiamo a che cazzo di nomi. Salvo. No, cazzo. Ho sbagliato. Sì, va bene. Salvo. Perfetto. Ormai mi preoccupano tantissimo i lich. Siamo arrivati qui. Ma non mi dà indicazioni. Anche perché qui già ci siamo stati. Non credo ci sia altro, però per sicurezza diamo sempre un'occhiata. Poi se abbiamo terminato tutto, siamo a posto. Comunque ragazzi, se volete utilizzare incantesimi come disintegrarmi, armature, vi consiglio di non salire troppo di livello. Perché altrimenti i nemici hanno le armature dedriche che sono molto molto resistenti. Cosa c'è? Vabbè, sti cazzi. Qui dobbiamo andare. Allora, ricastiamo tutto. Esatto, qui volevo scendere. Per vedere se c'era qualcosa in più. Infatti c'è qualche nemico, come al solito. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se volete vedere episodi con location, tra virgolette, unica, oppure ho più di una location. Così mi faccio un nuovo programmino. Perché in questa maniera, ragazzi, con un solo. Con un solo video, o meglio, con una sola location, riesco a gestire meglio tutte cose. Con più di una location perdo molto più tempo a renderizzare. Perché ormai per caricare. Ah, ma qui c'è un nuovo posto. Per esempio, vedete, questo è una location molto più ampia. Ecco perfetto. Enorme. Voglio girarmi tutto. Quella porta la apriremo dopo. Se ci sono molti scrigni, a noi non serve niente, però. Per sicurezza raccattare certi oggetti non è mai male. E abbiamo preso anche loro. Nemici non ce n'è. Mi sa che abbiamo esplorato tutto da qui. Tranne quella porta un po' fastidiosa. Ah no, invece c'era un altro pezzettino. Vedete, senza utilizzare luce mi dedico direttamente all'esplorazione, visto che ho un occhio notturno. Quando vedete macchie di sangue, attenzione alla trappola, perché questa mi sa che è la parte principale della tomba. Bastone rottura. Corazza Lord e cavalli. Armatura pesante, 9 punti a 6. Inutile, già abbiamo l'armatura pesante a livello 100.
Voglio evocare qualche cosa. Vediamo. No. E come vedete, quando sono lich così. Ok. Questo lich è pericolosissimo. Perché vedete, ci stiamo debuffando alla grande. Picchia lui. Ok, allora, in questo caso intanto vado a raccattare l'oggettino. Sì, avrà sicuramente un re. Ok, abbiamo perso molta salute. Devo fare una cosetta, curarmi. Problema risolto. L'oggetto non hai carica, naturalmente. Sempre così. Ok, potrei provare ad attaccarlo, però preferisco fare un'altra cosa. Mi casto Camaleonte e batto un attimino in ritirata, più che altro perché devo ripristinare sta benedetta magica. Poi pietra di Welkind. Ok. Come tirare giù questi nemici? Esiste un qualcosa di molto semplice. Allora, se io lo colpisco, lui mi romperà le palle. Devo evocare qualcosa che casti magia. Ne basta anche questo. Però per 20 secondi, non va bene. Ok. Lo so, mi sto debuffando anche io, devo stare molto attento. Perché se lui casta, muore. Problema risolto. Abbiamo perso un sacco di salute, però. Non è un problema. Qui non c'è nulla. Farina d'ossa, naturalmente. Il suo bastone, invece. Vabbè. Cioè il Lich è molto forte perché appunto casta magia. Io ho debuff e quindi uno più uno. Abbiamo risolto il problema alla radice. Però sto ripristina magia. Andiamo a questo. Lo preferisco, è molto più dinamico. Faccio prima. Apriamo qui. Abbiamo completato anche questo posto. Ripristiniamo lo status delle nostre armi e armatura. E possiamo uscire. Abbiamo terminato questa zona. Come si chiama? Baun Loria. Quindi scriverò il titolo in inglese a questo punto. La valle di Nibenai. Mi ricorda però qualcosa. Allora, casto questo. Esatto. Casto questo. E siamo usciti. Questo si chiama. Ah, Baun. Me lo identificavo come un recinto. No, no, chiamiamolo direttamente Baun.
Quindi ragazzi, termino qui questo episodio, spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, commentate e condividete e noi ci vediamo col prossimo episodio di The Elder Scrolls 4 Oblivion. Alla prossima!